Buongiorno ragazzi, altro video della TuttoTech. Oggi vogliamo presentarvi un oggettino che secondo noi per quando voliamo è abbastanza importante. Esatto, qui dentro c'è la piattaforma di lancio per il landing, corretto? Per decollare, quindi esatto. Va benissimo così. Quindi ragazzi, abbiamo pensato che adesso piano piano stiamo iniziando a fare dei video sul drone e quindi tutti gli accessori e tutto ciò che serve per poter volare. Prossimamente troverete anche un video dove vi spieghiamo cosa serve, cosa abbiamo fatto noi per poter volare in sicurezza e senza relativamente avere problemi con le leggi attuali. E per il momento vi chiediamo di iscrivervi al canale e attivare la campanella, modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta uscirà un nuovo video. Ed ora guardiamoci insieme la nostra sigla. Andiamo ad aprire insieme la sacchetta. Che cosa contiene? Allora, andiamo subito al sodo. Ci sono la piattaforma molto rigida con questi occhielli nei quali poi vi faremo vedere, noi mettiamo la parte arancione così si vede meglio, dove ci sono i picchetti, quindi se per caso c'è forte vento potete fissare la vostra piattaforma di lancio, passatemi il termine, direttamente a terra. Quindi all'interno della confezione troviamo i picchetti, c'è la piattaforma per poterlo lanciare e la comoda borsettina per poterla portare anche inserita qui, che poi unitamente alla borsetta rende il tutto molto portatile. Ma adesso andiamo a provare il tutto. Facciamo una prima prova vedendo se la piattaforma è già stabile così o necessita dei picchetti. Adesso Marco lo fa partire e vediamo se non si muove. Come abbiamo visto, non si è mosso di una virgola. Prova ad atterrare. Non si muove, quindi il peso è sufficiente per poter sopportare le turbolenze delle eliche. Prima pressione, fantastico, ci ha permesso di poter decollare e atterrare semplicemente senza starci troppo a preoccupare dei dislivelli del terreno. Ma ora vi facciamo vedere la parte che di solito anche quelle persone che compravano le tende, che lanciavano per aria, si aprivano in un attimo, poi a richiuderle ti prendevi un'altra settimana di ferie. Noi vi facciamo vedere invece come si chiude. Marco? Esatto, allora prendiamo, lo piegate su se stesso. A metà. A metà. Poi automaticamente il prodotto si configura per la chiusura e lo potete riporre nella comoda e pratica valigetta che prima Miki vi ha fatto vedere. Non c'è trucco, non c'è inganno, niente tagli, tutto in diretta. Voilà! Come dicevamo prima, altra caratteristica molto importante, è abbastanza pesante e quindi non sono serviti i picchetti. Noi l'abbiamo appoggiato per terra ed è rimasto lì bello tranquillo e stabile. Esatto, senza nessun tipo di problema. Oggi non c'è vento, sì. Però con tutto il vento generato dal drone non si è mosso di una No, infatti con le turbolenze non ne ha risentito. Ragazzi, vi mettiamo qui sotto in descrizione il link sia del drone, se qualcuno vuole comprare il Mavic Mini, sia dell'accessorio che abbiamo acquistato per il tappetino per poter decollare e atterrare. E per questo video io direi che è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.